Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi 1° novembre. Vediamo cosa ci propone oggi il libro dell'anno. Oggi 1° novembre, festa cattolica, tutti i santi. Versetto di oggi. I santificati in Cristo Gesù sono stati chiamati ad essere santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del nostro Signore Gesù Cristo. 1 Corinzi 1, 2. Quindi secondo la Bibbia i santi sono i credenti, i veri credenti, quelli che hanno dato la vita al Signore Gesù, quelli che hanno creduto nella morte e nella resurrezione di Gesù e hanno accettato questa grazia, questo dono di Dio, questa vita che gratuitamente il Signore offre a tutti quelli che credono. I santi allora, secondo la Bibbia, sono i credenti, i veri credenti, salvati per grazia mediante la fede. Quindi oggi la festa dei santi, con una battuta potremmo dire, è la festa di tutti noi. In realtà per i cattolici questa festa riguarda tutti i santi, quelle brave persone spesso che i cattolici venerano, no? Quindi per noi questa festa non ha il valore che ha per i cattolici e non la festeggiamo neanche come festa dei veri credenti, naturalmente. È solo una curiosità di capire bene la festa di tutti i santi per i cattolici e per quelle brave persone, San Francesco, San Giovanni, eccetera, che loro venerano. Invece, secondo la Bibbia, i santi sono tutti i veri credenti. Infatti uno dei due motti di oggi dice, secondo la Bibbia, oggi è la festa di tutti i veri credenti. Questa è una battuta. Un Altro motto? altro motto, uno che mi piace tanto, non c'è inverno che duri sempre, non c'è primavera che salti il suo turno. Molto bello in effetti, una saggezza. Non c'è inverno che duri sempre, non c'è primavera che salti il suo turno. Quindi quando passiamo dei momenti difficili ricordiamo che presto si risolveranno e arriveranno i momenti invece gioiosi e più facili. Ricordiamo quindi questa realtà. Oggi parliamo dell'acrostico di Pompei. L'acrostico di Pompei. Rotas are posator, Rotas opera tenet tenet are arepo posator. sator. Questo acrostico si può leggere nelle quattro direzioni. Appare in diversi luoghi come simbolo cristiano e si trova due volte tra le rovine di Pompei, distrutta nel 79 d.C. da un'eruzione del Vesuvio. Questo conferma la presenza di cristiani prima di quella data. Infatti è un acrostico molto particolare. Tenet forma la croce, sostiene, aiuta vuol dire. E Alfa e Omega, Adesso leggo la spiegazione le magari. due lettere all'inizio e alla fine. Adesso leggiamo la spiegazione. La spiegazione è scritta il 2 novembre, ma per dare per Sì. spiegare bene lo leggiamo oggi. L'acrostico di Pompei. La traduzione dell'acrostico è: Arepo, il seminatore, si occupa delle ruote con cura. Ma la cosa interessante è che tutte le lettere che formano l'acrostico possono essere disposte formando una croce, in modo da ripetere due volte l'espressione Padre nostro in latino con l'aggiunta agli estremi della lettera A e O, simboli dell'alfa e dell'omega. Prima e ultima lettera dell'alfabeto greco come riferimento a Gesù, Apocalisse 1:8. Inquadro un attimo mentre tu. Sì, io sono il principio e la fine, io sono l'alfa e l'omega, dice Gesù. E quindi sono queste lettere A e O, A e O.
Quindi una testimonianza archeologica davvero importante, che testimonia dell'esistenza dei cristiani a Pompei nei primissimi secoli d.C. Poi, Vediamo i soggetti di preghiera. No, parliamo prima del il veleno nei cibi. Ah, il veleno nei una cibi. Curiosità. Curiosità. Più di 3.000 additivi chimici si trovano nei cibi che troviamo in commercio. Ripeto, 3.000 additivi chimici permessi legalmente. Più quelli che non sono permessi. 3.000 additivi chimici. È sconvolgente, è incredibile. 3.000 schifezze chimiche permesse nei cibi che mangiamo tutti i giorni. Quando mangiamo, per esempio, le patatine o mastichiamo un chewing gum, ingoiamo anche il saporitissimo BHTE-320 che serve a proteggere il prodotto da irrancidimento e aumenta il colesterolo e i grassi nel sangue, può causare disturbi renali, tanto che è vietato nei cibi per bambini. Quando gustiamo budini, salse, maionese o gelati, gustiamo anche la squisita carbossimetilcellulosa E466, che può provocare disturbi intestinali gravi ed è quindi sotto sorveglianza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS. I polifosfati ormai sono comuni come il pane, si trovano soprattutto nei formaggi e nei salumi, ma possono provocare osteoporosi e disturbi intestinali, eccetera, eccetera, per 3.000 volte. 3.000 volte. Possiamo fare questi ragionamenti sui 3.000 additivi chimici permessi che si trovano nei nostri cibi. È incredibile, pensateci bene, quanti veleni noi mangiamo, beviamo, più di 3.000. Passiamo ai soggetti di preghiera di oggi. E quello, questo ci ricorda ancora la stupidità del mondo, la follia di questo mondo che vive nel peccato. Veramente folle. Soggetti di preghiera di oggi. Preghiamo per le persone sole. Le persone sole. Preghiamo per gli immigrati senza lavoro. Preghiamo per gli immigrati clandestini. Per la testimonianza agli immigrati. Per i Karakalpakki dell'Uzbekistan, i Rom zingari in Italia e le persone con malattie a livello mentale. Quindi abbiamo diversi soggetti di preghiera oggi veramente importanti. Prego di ripeterli durante la giornata, portarli al Signore. Sono veramente soggetti importanti. Per quanto riguarda la preghiera ai Stati del mondo, Malta, Maurizio, Marocco, Yemen, Serbia e Montenegro. Bene, quindi adesso concludiamo ripetendo, rileggendo il versetto e i motti. Ricordiamo che oggi è la festa di tutti i santi per i cattolici. Secondo la parola di Dio, i santi siamo noi credenti, sono i veri credenti. La cosa importante è di essere santi, siate santi, è scritto, in tutta la vostra condotta. Dobbiamo non solo affermare di essere santi, ma dobbiamo vivere come santi, vivere nell'amore, nella giustizia e nella verità. Quindi dobbiamo dimostrare che siamo santi. La Bibbia dice che tutti i veri credenti sono santi e noi, veri credenti, dobbiamo mostrare intorno a noi la nostra santità attraverso la nostra condotta. Ripeto, che deve essere sempre ispirata all'amore, alla giustizia e alla verità. Grazie a tutti. No, beh, dobbiamo rileggere i versetti sì, e il modo. Come hai già detto, secondo la Bibbia oggi è la festa di tutti i veri credenti. Non c'è inverno che duri sempre, non c'è primavera che salti il suo turno. Bello, ripetiamolo questo modo. Non c'è inverno che duri sempre, non c'è primavera che salti il suo turno. Bene, grazie Signore.
Il versetto oggi? Primo Corinzi 1:2. I santificati in Cristo Gesù sono stati chiamati ad essere santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Bene, grazie a tutti allora per essere stati con noi e a presto.